Bentornati a tutti qui sul nostro canale YouTube e sulle pagine di Hardware Upgrade e di fotografie digitali. Li avevamo provati sotto embargo rapidamente nei giorni prima del lancio, ma ho voluto rifare un giro con questo interessante terzetto di ottiche Sony per rispondere a un'interessante domanda. Parliamo degli obiettivi Sony FE 24 mm f2.8G, 40 mm f2.5G e 50 mm f2.5G. E la domanda a cui ho cercato di rispondere è: sono le ottiche che danno veramente un senso alla mirrorless full frame compatta Sony A7C? Partiamo da alcuni dati tecnici. Tutti e tre gli obiettivi misurano 68 mm in diametro e 45 mm in lunghezza. Adottano filtri da 49 e hanno un peso compreso tra i 162 grammi e i 174 grammi. Sono dotati di ghiera di messa a fuoco, di ghiera per la regolazione dei diaframmi e di pulsanti. Uno dei pulsanti permette di togliere il click alla ghiera di messa a fuoco. L'altro è un selettore per la messa a fuoco manuale o l'autofocus e il terzo è un pulsante programmabile che da menu della macchina posso assegnare a una delle mie funzioni preferite. Sono protetti con guarnizioni contro l'ingresso di polvere e umidità. Per quanto riguarda l'autofocus, sono tutti e tre dotati di doppio motore lineare e hanno tutti lo stesso prezzo, 700 euro. La qualità costruttiva li distingue subito come ottiche compatte sì, ma anche premium. In particolare si nota la costruzione in metallo, a differenza ad esempio dell'obiettivo compatto 28-60 che accompagna in kit la A7C, che invece è costruito in plastica. Da notare che anche il paraluce è costruito in alluminio. Si tratta di ottiche pensate in modo esplicito anche per il mondo video. Vi ho già parlato delle dimensioni, hanno tutte le stesse dimensioni e circa lo stesso peso, per cui in ambito video posso cambiare la focale senza dover adattare i vari accessori, ad esempio i sistemi di follow focus. Poi vi ho già detto anche della possibilità di togliere il click della ghiera dei diaframmi e quindi di poter cambiare i diaframmi senza sentire il fastidioso click e in modo continuo, cosa che è molto comoda in ambito video. Parlando anche della messa a fuoco automatica e decisamente silenziosa, altra caratteristica sicuramente benvenuta in ambito video. Per tutte le considerazioni sulle prestazioni ottiche degli obiettivi vi rimando all'articolo di Alberto sulle pagine di Fotografi Digitali. Possiamo dire in generale che le prestazioni del 50 mm e del 40 mm sono abbastanza sovrapponibili, mentre il 24 mm è un pochino più morbido a tutta apertura e ha delle prestazioni leggermente inferiori sempre a tutta apertura agli angoli, mentre il 40 mm e il 50 mm partono subito benissimo già a tutta apertura, sia al centro sia ai bordi. Per quanto riguarda la distorsione, il 24 mm mostra una distorsione a barilotto abbastanza evidente, che però può essere corretta in macchina direttamente. Il 50 mm una leggerissima distorsione a cuscinetto, mentre il 40 mm è molto interessante perché è praticamente neutro già di suo. Siamo quindi di fronte a ottiche compatte ma di qualità in grado di accompagnare perfettamente un sensore full frame 35 mm come quello che troviamo su queste due macchine, la A7C e la A7 Mark III. Come scrivevo nel mio pezzo qualche tempo fa che avevo intitolato "Muovi i piedi, non la mano, la potenza didattica degli obiettivi fissi", uscire con un kit di ottiche fisse può essere molto interessante. È molto didattico da un certo punto di vista perché non ha la comodità dello zoom, per cui per cambiare l'inquadratura giro semplicemente una ghiera, mi devo muovere e nel momento in cui muovo i piedi faccio andare anche la testa e magari penso meglio all'inquadratura che devo fare. Sono sicuramente meno comodi di uno zoom da un certo punto di vista, ma dall'altro sono anche molto più comodi. Nel momento in cui ho installato su una macchina una delle ottiche, il kit è decisamente
decisamente più leggero di quello con magari un grosso zoom tutto fare, e anche da trasportare, appunto uno ce l'ha montato sulla macchina, gli altri due, questo e l'altro, possono praticamente anche stare in tasca. Il peso poi si fa sentire decisamente molto meno sul collo, ad esempio la 7.3 con il 2470 F4 a fine giornata si sente pesare sul collo. Con un 40 mm o questo 24 mm il peso è decisamente inferiore e il collo ne beneficia. Tra le tre, quella che mi è piaciuta di più sicuramente è il 40 mm, una focale non troppo usuale in ambito fotografico ma molto utilizzata in ambito video, che è la giusta via di mezzo tra il 35 e il 50 mm, una distanza di messa a fuoco abbastanza ravvicinata, quindi permette anche di fare degli scatti abbastanza creativi, con un'apertura di diaframma non eccessiva ma che permette di avere un'ottica compatta e già utilizzabile a tutta apertura in tutte le situazioni, cose che valgono naturalmente anche per le altre due ottiche. Tornando alla domanda iniziale, questo terzetto di ottiche dona un nuovo senso a Sony A7C? Sì e no. Come vi dicevo nella recensione della fotocamera, per ridurre pesi e ingombri i tecnici Sony sono scesi ad alcuni compromessi sul fronte dell'ergonomia generale, soprattutto del mirino, che è disassato e più piccolo. Si è risparmiato in peso e dimensioni, ma di poco, per cui l'efficacia di Sony A7 Mark III nell'utilizzo quotidiano sul campo è decisamente maggiore rispetto a quella di A7C, a fronte appunto di dimensioni che sono di poco più grandi. Paradossalmente queste tre ottiche donano un nuovo senso proprio alle fotocamere della serie A7. Prendete appunto questa A7 Mark III con il 40 mm, diventa una fotocamera decisamente compatta da portarsi in giro, comoda, leggera, ottima per la street photography, con tutto quello che conosciamo della macchina: un mirino sicuramente interessante, molti pulsanti scorciatoia, un'impugnatura ben studiata. L'unica cosa che abbiamo di migliore su A7C è la possibilità di avere il display orientabile anche in avanti, il display di tipo variangolo, rispetto a quello semplicemente basculante di A7 Mark III e di alcuni altri corpi della serie A7. Quindi gli obiettivi Sony F24 mm F2.8G, 40 mm F2.5G e 50 mm F2.G sono sicuramente interessanti per chi ha scelto una A7C, che rappresentano un kit ottimo da avere per chi vuole viaggiare leggero, ma paradossalmente, come dicevo, sono perfetti anche per i corpi della serie A7.